benvenuti nell'episodio numero 57 della carriera aeratore con il Cambridge United su FC24, la carriera fatta solo per voi, dedicata solo a voi che siete i veri fedelissimi di questo canale. Prima di iniziare però io come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare questa serie e soprattutto vi ricordo che domani alle ore 19 avrete un nuovo video, così come tutte le santissime sere. Non perdiamo tempo, iniziamo subito con il video di oggi perché c'è tanto lavoro da fare, 4 partite, 3 di Premier League più una di FA Cup. La classifica guardate un po' com'è, fa paura perché siamo al 7° posto con 38 punti, non perdiamo da circa 3 video, quindi più di 10 partite, tutte vittorie tranne un pareggio e soprattutto sogniamo in grande. Da quando abbiamo cambiato modulo la squadra ha veramente cambiato il modo di giocare, stiamo dominando tutte le partite. Io vi ringrazio veramente tanto per aver supportato la parte di carriera in cui la squadra non giocava bene, in cui non riuscivamo a giocare, in cui abbiamo fatto una fatica immensa. Come dico sempre, i veri tifosi si vedono nei momenti di difficoltà e quindi voglio ringraziare tutti quelli che hanno avuto fiducia e pazienza soprattutto in questa formazione. Adesso queste vittorie, questo momento positivo è tutto dedicato a voi che ci siete stati. Adesso però viviamo il nostro momento migliore, non possiamo sbagliare perché io sogno in grande, siamo praticamente a meno uno dalla Champions League perché al 4° posto c'è il Manchester City con 41 punti, quindi a meno uno no, ma a meno tre, a meno una vittoria, ecco, dalla zona Champions. Però io guardo lo United perché l'ultima partita della stagione è Cambridge Manchester United e quindi occhio a quello che può succedere. Andiamo dentro signori, la squadra è confermata, eccola qui, basta parlare, ora andiamo subito dentro per la prima partita del giorno, difficoltà massima come sempre, andiamo a sfidare lo Sheffield di Esposito, andiamo dentro quindi per la prima gara del giorno. Tutto pronto? Ci siamo ragazzi, tutto pronto. Cambridge United, Sheffield United, sfideremo due volte questa squadra nel corso di questo episodio, una volta in Premier League, una volta in FA Cup nell'ultima partita del video. Attenzione qui perché ci bucano, occhio destro sinistro. Gol di Esposito, 1-0 dopo 4 minuti. Calma ragazzi, calma. Dobbiamo sottovalutare nessuna squadra, nessuna. Tocco dentro, attenzione qui, allaga dall'apparato, è buona. Campos, sinistro, tiro ribattuto in qualche modo da Egan. Attenzione qui perché Campos, ok, tieni del corner, bravo. Corner che viene battuto da Sforza. Attenzione qui, sembra buona, di testa, colpisce rete, Tavares ancora. Tavares di testa, mamma mia, è un marchio di fabbrica. Colpo di testa straordinario. Aveva segnato un gol altrettanto bellissimo, importantissimo con l'Aston Villa, io sono impazzito quando ha segnato all'ultimo secondo. E adesso si ripete. Questo Tavares sta facendo vomitare. L'unica cosa che sa fare bene è il colpo di testa. Bravo. Sforza, diventa buona per Bennett. Ottima accelerata. Poi Tavares allargata dall'altro lato. È perfetta per Griffith. Trae dentro. E buona per Campos. Campos uno contro uno sinistro. No, Campos no. No, no. Questo no, dai. Questo no. Porca di quella miseria. Campos. Ma perché devi fare queste cose? Perché mi devi deludere così? Proprio tu. Dai, che cavolo. Barrio, sto contro Ambrosino. Ambrosino si gira. Ambrosino sinistro. Rete. Ambrosino non delude mai. Ambrosino non delude mai, 2-1, partita rimontata con il 9. Però Campos deve migliorare, per carità, giocatore straordinario, però proprio perché è straordinario, è l'unico giocatore che ha la scritta, ha il potenziale per diventare speciale. Ambrosino non ce l'ha questa scritta, 23 gol in 24 gare comunque per Giuseppino Ambrosino. Il vero salto di qualità lo faremo quando Campos riuscirà a diventare una macchina da gol davanti alla porta. Lì sì che si può puntare alla vittoria della Champions, ne sono sicuro al 100%. Forza, diventa buona per Campos, Petrarca dentro, attenzione qui, è buona. Petrarca allargata all'attorato, è perfetta, destro, rete! Ancora Tavares, mamma mia, la riscossa di Tavares, doppietta per lui. Non faceva doppietta da quando giocava nell'Under 3, bravo, bravissimo. 5 gol in 21 partite, sì, comunque la bocciatura è evidente e l'anno prossimo cercheremo di prendere un giocatore più forte in quella zona. Stiamo già seguendo diversi profili importanti, qualche rigenerazione ma anche qualche giocatore che esiste nella vita reale, ecco, poi ne parleremo, adesso non è il momento di occuparci di calciomercato. Attacca lo Sheffield, attenzione qui, occhio, stop, destro al volo, mamma mia che gol, mamma mia, 3-2, bellissimo lo stop, bellissimo il tiro al volo, non me l'aspettavo, 3-2, gol di Hammer al 69esimo, 2 gol subiti, non subivamo 2 gol da praticamente 4 video, cioè dall'ultima partita che abbiamo fatto con il 4-1-2-1-2 stretto. Sono contento però della fase difensiva, cioè complimenti allo Sheffield perché stanno facendo una partita molto molto importante, bravo Tavares, bravissimo, attenzione qui, mettila dentro, buona, ok per Ambrosino che può andare davanti alla porta per richiudere
chiuderla di nuovo. Ambrosino 1 contro 1, prende la mira, calcia con il destro e c'è la super parata del portiere. Mamma mia, dai, quanto manca alla fine, porca misera. Togli queste statistiche che non me ne frega niente. Colpo di testa ancora, incredibile. Cosa ha preso? Che cosa ha preso il portiere? Ancora su Tavares. Madonna, ma io devo, cioè, devo sempre cercarlo sui corner. Cioè, un giocatore incredibile, la prende sempre. Bravissima Simeone che recupera palla, poi non la perdere. Dai, 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 che mancano 9 minuti alla fine. Non possiamo perdere dei punti così, eh. Sta a perdere dei punti in casa contro la, in casa dell'Arsenal, ma non ci sta assolutamente perdere dei punti contro lo Sheffield. Attenzione qui, potrebbero fare un colpo di tacco. Bravissimo Morena che recupera, mancano 6 minuti alla fine. Cerchiamo magari di andare un po' sulla bandierina con Gray, che allarga dall'altro lato per Tavares. Ok, addormentiamo un po' la partita, addormentiamo un po' l'azione. Tocco per Bennett, 4 minuti alla fine. Piano, 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 piano. Tavares, corri, corri, dai, fatti vedere Tavares, porca di quella miseria, devi farti vedere meglio. Buono il tocco per Sforza, dentro bassa per Ambrosino, che allarga dall'altro lato per Gray, che la tiene, allarga a sua volta per Tavares, che può andare sulla bandierina. Uno di recupero, quindi vuol dire che la partita è finita, possiamo andare dentro. Gray, è buono il tocco, Ambrosino, scarico sinistro e fuori. Cavolo, se lo sarebbe meritato il gol Barrios. Finisce qui però, sono stati molto molto bravi, 8 tiri a 3, loro sono stati bravi anche a concretizzare, perché effettivamente abbiamo giocato bene, e loro hanno fatto solo 3 tiri, però sono stati bravi a fare 2 gol. Andiamo avanti, 3-2, buona la prima. Lo United perde con il City 2-1. Attenzione, attenzione signori, io dico solo questo, attenzione. Prossima partita contro il Burnley tra 7 giorni. Prendiamo come punto di riferimento Ambrosino. Voglio fare un programma e purtroppo devo farlo specifico sulle prestazioni. Rischiamo tanto, facciamolo specifico sulle prestazioni. Ok, voglio rischiare perché voglio la lucidità un pochettino più alta, anche a discapito della forma fisica. Al massimo togliamo Barrios, che è quello che non recupera, e mettiamo il dragone, che è comunque importante. Continuiamo ad avanzare. Allora, c'è il Burnley 14esimo, noi siamo al 6° posto con 41 punti. E attenzione signori, perché la prima è a 52 con una partita in più, e tutte hanno una partita in più. Quindi se vinciamo siamo a 44, a pari punti con la quinta, a pari punti con Liverpool. La squadra è questa, alla fine tutti quanti hanno recuperato. Abbiamo 100 di lucidità, mamma mia. E allora non possiamo sbagliare. Andiamo subito dentro per sfidare il Burnley nella seconda partita di questo episodio. Siamo signori, ci siamo, tutto pronto. Burnley, Cambridge United, si parte. Io sogno in grande, io sogno la vittoria della Premier League. Ramsey, attenzione qui, tocco dentro, no, sinistro, Alvarez 2 volte, mamma mia, bravo Alvarez, bravissimo. Stiamo subendo così pochi gol, anche per merito tuo, e soprattutto per merito tuo, portiere eccezionale. Campos, attenzione qui, dentro, buono il tocco per Asimo, di prima dentro per Ambrosino. Ambrosino, dimmi che buono, ti prego Ambrosino. Ambrosino sinistro, rete, tutto buono. Giuseppino Ambrosino, è tutto buono signori, il capocannoniere di questa Premier League è lui. Però una cosa ci tengo a dirla su Ambrosino, l'ho già detta in passato, però la ridico: 24 gol in 25 partite, in un modulo, quello di prima, che non girava, Ambrosino aveva fatto un gol a partita. Cioè questo vi fa capire quanto cavolo è forte Ambrosino. Attenzione qui, cross dentro, è buona, non ci arriva nessuno, poi spazza via in qualche modo il difensore del Burnley. In difficoltà però, vorrei fare subito il secondo per indirizzare la gara. Barrios tocco dentro, buono per Ambrosino che se la mette sul sinistro, potrebbe andare. Attenzione qui, c'è il recupero, poi dentro, scarico, è buono, Barrios destro, super parata del portiere. Niente, Flecken, ah porca miseria, calcio d'angolo, vediamo se riesco a darla. Nuno Tavares ancora di testa, non ci arriva questa volta Nuno Tavares, prima volta che non la colpisce di testa. Tocco per Barrios, Barrios dribbling, Barrios a giro, tiro ribattuto. Niente, Barrios è molto forte come giocatore, eh? Nelle istruzioni è l'unico centrocampista che ha praticamente, ecco, bravissimo Barrios che recupera palla. Come fai a essere già lì? È impossibile, eri tipo in mezzo. Attenzione qui, Tavares destro, tiro ribattuto, la palla resta lì, dammi la punizione. Me l'ha data? No, non me l'ha data perché ha dato vantaggio. Forza, tocco dentro per Ambrosino, buono lo scarico dentro per Barrios, dentro passa, muovati. Porca miseria, ah cavolo, quando dominiamo così tanto, cioè bisogna segnare, bisogna segnare ragazzi, perché 90 minuti così non li possiamo fare. Quindi quando siamo sempre lì così che attacchiamo, spingiamo e il gol non arriva, poi alla fine lo paghiamo. Marquez, attenzione qui, esce Alvarez, bravissimo, la palla resta lì. Oddio, non ho capito nulla di quello che è successo. Bravo Alvarez. Continuiamo a spingere. Barrios, tocco per Campos in mezzo a due. Campos prova a volare, prova a volare con 99 di velocità. Li dimostra adesso, i 99 di velocità. Ok, dentro, bassa, non va, non va, non va. Ci siamo ancora noi però. Barrios dentro, lo scarico è buono per Gray, che caccia con il destro e c'è la parata di Flecken. Ancora stiamo giocando una partita micidiale, micidiale, veramente micidiale. Attenzione qui di testa, niente. Villalba, tocco dentro per Moreira e il difensore centrale, eccolo qua, eccolo qua. Vabbè dai, ci sta, non volevo subire il contropiede. Comunque io la butto lì, il campionato quasi sicuramente non lo vinceremo perché abbiamo troppi punti di distacco. Ma se avessimo scelto questo modulo fin dalla prima partita di questa stagione, avremmo avuto la vittoria in tasca, cioè avremmo vinto con 10 punti di stacco. Tavares, buono il dribbling, attenzione qui perché possiamo andare, siamo in tre, siamo in tre, siamo in tre. Tocco dentro per Campos, filtrante per Ambrosino, Ambrosino davanti alla porta, Ambrosino sinistro, estro, con la punta, con la punta, la chiude Ambrosino, 2-0 al 75esimo. Eravamo un po' calati, perché in questo secondo tempo praticamente non avete visto neanche un'azione, perché non abbiamo fatto nulla. Quindi stavo già dicendo che comunque il gol dell'1-1
2-1 loro al 90esimo era praticamente scontato, era praticamente scritto. Invece poi con un guizzo di Tavares, questo bisogna dirlo perché è lui che comunque ha iniziato l'azione, e 25 gol in 25 partite di Ambrosino, con loro due siamo riusciti forse a chiudere la gara. Mancano 7 minuti alla fine in questo momento, attenzione qui perché attacca il Barley che non ci sta, finta contro finta, ok, di testa Moreira, bravissimo, però ci sono ancora loro con Marquez direttamente dalla Formula 1, tocco dentro per Dzeko, troppo spazio, rete 2-1, troppo spazio, mi sono mosso male io con i difensori centrali, troppo leziosi raga, troppo leziosi, mancano 4 minuti, cerchiamo di gestire come abbiamo fatto prima, non ha senso rischiare ragazzi, bisogna anche giocare un po' di astuzia, ecco, ho perso palla, eccola qui l'astuzia, non ci credo, no, non ci credo ragazzi, no, non ci credo, occhio, attenzione qui, Bilal, bravissimo Moreira, madò, pazzi ragazzi, dai, non si possono concedere queste azioni così, dai, eravamo 2-0 all'85esimo, non possiamo concedere queste azioni qui, mamma mia, che rischio, 2-1, ci deve servire da lezione raga, da lezione, 8 tiri a 4, da lezione, andiamo avanti, prossima gara contro l'ultima, contro lo Stoke City, programma di allenamento, la gara è tra 5 giorni, prendiamo sempre come punto di riferimento Ambrosino, questa volta bisogna fare un programma equilibrato, poi al massimo se Barrios non recupera mettiamo il dragone, sfidiamo l'ultima signori, sulla carta ovviamente non c'è partita, Madibo ha chiesto di essere ceduto e lo so ragazzi, lo so Madibo, lo so, Madibo purtroppo ha chiesto la cessione signori, ma c'è un problema che non abbiamo difensori centrali, è molto scontento, ha chiesto di essere ceduto, il problema è che io non posso richiamare Rossi, allora posso richiamare Rossi? Allora sì, perché costa solo 65.000 euro richiamare Rossi, allora però cavolo, Madibo è sempre stato un... perché ha un ruolo importante Madibo, ecco perché, mannaggia la miseria, ci credo, porca vacca che ti sta lamentando, pensavo avesse ruolo turnover, mannaggia la miseria, però Madibo è stato un giocatore eccellente, il problema è che su questo gioco, no, il morale incide tantissimo sulla valutazione dell'allenatore, quindi se un giocatore vuole andare via bisogna lasciarlo andare via raga, non è corretto tenerlo contro voglia, cioè nella vita reale se un giocatore vuole andare via non è che dicono no tu devi rimanere punto e basta, cioè porca miseria, allora facciamo così, a parte che comunque adesso lo possiamo vendere perché non l'ho venduto prima perché ci trovavamo nel mercato di gennaio, ma adesso anche se lo vendiamo Madibo comunque lascerà praticamente la squadra alla fine della stagione, quindi sì, volendo ragazzi lo possiamo cedere, c'è ancora un'offerta in ballo? No, non c'è ancora un'offerta, però ok, la prossima offerta la prenderemo in considerazione, poi magari Madibo ritornerà più avanti, ecco. La prossima partita comunque con lo Stoke City, questa è la classifica, 44 punti per noi, la prima è a 52, mamma mia ragazzi, non succede, ma se succede è l'impresa più grande della storia del mio canale. Andiamo subito a giocare contro lo Stoke City, la terza partita di questo video è l'ultima di Premier perché l'ultima è di FA Cup, andiamo. Tutto pronto signori, ci siamo, le squadre sono in campo, Stoke City, Cambridge United, sfidiamo l'ultima della classe, praticamente una squadra che è già in Championship e che di conseguenza abbiamo l'obbligo di battere, magari con un capo tecnico, visto che tra pochi giorni c'è la partita di FA Cup. Ottimo recupero palla di Villalba, che ci faceva lì Villalba al centrocampo? Campos, bello, bellissimo, Ambrosino contro uno, destro, rete, Giuseppino Ambrosino, ma che assist di Campos. Vi ricordo che Campos ha 67 di passaggio, 67. Una piccola cosa curiosa, no, per farvi capire come funziona questo gioco e per farvi notare che i numeri sono soltanto numeri, Campos ha 99 di velocità, ma non li dimostra. Non dimostra ragazzi, perché dovrebbe essere più veloce di Mbappé, ma non ha quella velocità. Però ha 60 di passaggio, 67. Però guardate che palloni che mette. Cioè avete visto il controsenso, no? Tavares, occhio al contropiede perché venivano dal corner, sono messi male. C'è il movimento di chi? Di Barrios, che si gira la grande. Poi passaggio buono per Campos davanti alla porta, uno contro uno. Vedete, bello, sto 99 di velocità. Tocco buono per Asimue, che ci fa Asimue qui, non lo sa neanche lui. Asimue, dribbling, scarico dentro e buona. Barrios destro giro. Barrios, 2-0. Tra l'altro Campos 99 di velocità, intendo 99 di accelerazione e 99 di velocità scatto. Cioè veramente raga, dovrebbe essere tipo molto più veloce di Mbappé, perché neanche Mbappé c'ha questi numeri. Attenzione qui sinistro, bravissimo Alvarez. Continuiamo a spingere ragazzi, continuiamo a spingere. Voglio un capo tecnico, possiamo fare un capo tecnico. A Barrios alla gara dall'altro, bravissimo. Per Campos dentro filtrante per Tavares davanti alla porta, uno contro uno, dentro passa ancora per l'ho trollata io, lo so, perché ero sul destro, quindi avrei dovuto tirare con il destro con Tavares. Lui però è solo mancino, cioè pure col mancino fa schifo Tavares. Bravo qui, 1-2. Quindi figuriamoci con il piede non buono. Tavares cross dentro. Ah, non ci arriva nessuno. Oh, attenzione qui a questo buco difensivo. Bravissimo Moreira. Bravo. Moreira è un difensore straordinario, perché sta crescendo un botto. L'unico punto debole è la velocità, però sta migliorando un botto. Tavares dentro, bassa, Campos porta vuota, rete, capo tecnico. Non potevo rischiare signori, perché era da un po' che non riuscivamo a segnare, no? Abbiamo girato, mettiamo Madibo in difesa, abbiamo girato vicino al capo tecnico per un po' e lo volevo fare per poter fare qualche
qualche cambio per far riposare un po' giocatori importanti. Possiamo mettere anche chi? Kai Kai, centrocampista centrale. Posso mettere anche Rosca? No, perché ho finito i cambi. Va bene, signori, va bene. Ovviamente con questo modulo che è stra promosso, bisogna un attimo rivedere tutta quanta la squadra delle riserve, perché ci sono dei giocatori che non sono più utilizzabili, no? E soprattutto non abbiamo praticamente nessun centrocampista centrale, solo uno. Finisce così 3-1, signori, gol di Vlasic al 71esimo. Va bene così, non importa. L'importante è aver portato a casa i 3 punti. 3 vittorie su 3 nelle 3 gare di Premier League di questo video. Mamma mia. Prossima partita tra 3 giorni, di nuovo contro lo Sheffield United. Prendiamo come punto di riferimento chi? Ambrosino, dai, al massimo facciamo dei cambi. Possiamo fare un programma specifico sulle prestazioni. E adesso abbiamo, attenzione perché, offerta per la Juve. Intanto offerta anche per Madibo. Ma in che senso offerta per la Juve, ragazzi? Ma state scherzando? Offerta per la Juventus. Ma in che senso? Ma what? Rifiutiamo l'offerta. Immaginate, sbaglio, andiamo alla Juventus per errore. Rifiutiamo l'offerta. Mi dispiace Juventus, ma non sono interessato. Grazie mille comunque per aver pensato a me, a noi e al nostro Uche. Offerta per Madibo. Signori, Madibo bisogna cederlo per forza. Quindi vuole andare via, lo cediamo, lo accontentiamo. Vuole giocare di più, ha ragione. E poi al massimo lo ricompriamo più avanti, perché comunque un giocatore molto duttile. Quindi come panchinaro ci sta la grande. Avanziamo, signori, avanziamo. Abbiamo la partita con lo Sheffield. Sono gli ottavi di FA Cup. Sì, sono gli ottavi di FA Cup. Tra l'altro di squadre importanti non ne vedo. Cioè, qui non c'è nessuna squadra imbattibile. Qui c'è il Liverpool e c'è il Chelsea anche. Quindi non c'è il City, non c'è lo United, non c'è il Manchester United. Quindi è una competizione che forse possiamo portare a casa. La squadra comunque ha recuperato. Potremmo fare dei cambi. A questo punto in difesa non metto più Madibo, perché l'abbiamo venduto. A sinistra mettiamo Rosken. Cioè, quindi non ha senso farlo giocare per fargli cambiare il morale. Ormai lo mandiamo via. E possiamo togliere Barrios e mettere il Dragone. Quindi possiamo fare dei cambi. Anche perché, se non erro, tra pochi giorni c'è la partita contro il Tottenham. Può essere? No, contro il Liverpool. Mamma mia, Liverpool e poi Tottenham. Ok, andiamo dentro, signore. Andiamo dentro quindi per passare il turno in FA Cup e volare ai quarti. Cerchiamo di chiudere questo video in bellezza. Poi vediamo anche la classifica della Premier League. Tutto pronto, signori, ci siamo. Cambridge United, Sheffield United, ultima partita del video. Tavares, tocco buono per Gray. Bello infiltrato per Bennett. Bennett allagato alla torata. Perfetta attenzione qui. Tiro al volo. Mamma mia, bella la parata di Lunin. Grande portiere. Lunin allo Sheffield è finito. Colpo di testa, attenzione, di testa ancora. Poi resta lì. No, non ci credo. Vabbè, dai, abbiamo perso sta partita. È scriptata, ragazzi, è scriptata. Capito come devo andare. L'ho capita, raga, l'ho capita. Attenzione qui, tocco dentro per Villalba che non può calciare. Dentro per Gray, infiltrato, ho visto. Ok, buona. Campos, sinistro, tiro ribattuto. Niente, spazzano via. Incredibile, potevamo già stare 3-0. Potevamo già stare 3-0, la partita era già finita. Stavamo già giocando col Tottenham. Forza Tottenham, stavamo già giocando con il Liverpool. Traguardo 200 partite. Mamma mia, ragazzi, 200 partite con il Cambridge Perugia. Praticamente tutte giocate sul campo, tranne il finale dell'ultima stagione dove abbiamo simulato le ultime 4 partite, se non erro. Sì, direi 4-5 partite. Quindi su 200 partite, 195, dai, più o meno giocate. Incredibile. Attenzione qui, perché attacca lo Sheffield. Buona l'accelerazione qui del loro attaccante. Attenzione, cross. Alvarez è un pazzo. Sei un pazzo, Alvarez. Mamma mia. Sì, ogni tanto fa qualche intervento un po' particolare. Non dico errori, però ogni tanto mi sembra un po' strano, come vuol dire. Però fa niente, l'importante è che pari. Gray, tocco dentro, filtrate per Ambrosino che si gira la grande di fisica. Ambrosino, che cosa ha fatto? Ambrosino uno contro uno. Ambrosino deve calciare con il destro. Lo fa, ma era impossibile. Però non ho calciato. No, dai. Attenzione qua. Ancora loro che sgusciano via. Stanno facendo un possesso palla infinito. Vanno pure sulla bandierina, che stanno vincendo 1-0 al 90esimo. Porca di quella miseria. Non riesco a recuperare la palla. E quando non riesco a recuperarla, poi mi innervosisco e presso male. E poi lascio dei buchi dietro. Cavolo. Comunque non sono contento. Porca miseria. Perché abbiamo fatto tipo altro errore. Abbiamo fatto tipo 20 minuti in cui potevamo fare 3 gol. E poi ci siamo spenti. Calcio d'angolo. Attenzione qui di testa. Bravissimo. Poi Ambrosino, vediamo se riusciamo ad uscire. Ok, ottimo contropiede forse, perché venivamo dal corner, quindi sono messi male. In teoria Tavares ha allagato la torta per Gray. Gray è velocissimo e ce la fa. Gray davanti alla porta. Gray uno contro uno. Gray davanti alla porta, potrebbe anche metterla dentro. Gray non lo sa, calcia e segna il gol di Gray, un centrocampista che secondo me è sottovalutato. Si vedono poco i centrocampisti. Barrios è quello che si vede un po' di più, perché Barrios è l'unico che ha nelle istruzioni l'indicazione di avanzare, perché Barrios è comunque un giocatore molto molto buono, con degli attributi offensivi validi. E infatti avete visto che ha fatto comunque qualche gollettino e qualche assist importante. Gray invece è, diciamo che è il centrocampista un po' di mezzo. Forza il centrocampista difensivo.
1-1. Mannaggia la miseria, mannaggia. 1-1, gol di Mara. Allora, io non vorrei ci fosse la ripetizione del turno, sono sincero con voi, perché sì, ok, vabbè, l'FA Cup importante, quello che volete, però io non voglio perdere punti in campionato. Abbiamo il Liverpool, abbiamo il Tottenham in mezzo, non voglio un'altra partita di FA Cup, cavolo, che ci toglie tante energie mentali, fisiche. Ovviamente non è che cerchiamo di perdere a posto la gara, però cerchiamo di magari anche di sbilanciarci un po' a caccia della vittoria piuttosto che rigiocare la gara. Campo stocco per Ambrosino, che allarga dall'altro lato, è perfetta per Roskam, filtrante dentro, buono, attenzione qui, campo spandare, allarga dall'altro lato. No, non volevo fare questo, cavolo. Mamma mia, che cavolo però. Uno di recupero, mi sa che c'è, o c'è la ripetizione o ci sono i calci di rigore di diretti. Attenzione qui perché mancano ancora 20 secondi alla fine. Occhio, cross dentro basso, ok, Moreira allontana via questo pallone, errore qui di Moreira, porca di quella miseria. Uno contro uno, mamma mia, Alvarez benedetto. Oh, sembra che lo sto facendo apposta a perdere la partita, non sto facendo niente. Siamo al 95esimo, arbitro, uno di recupero, ti dico solo questo. Attenzione qui, colpo di testa, Alvarez, ok, spazza via questa palla, ok, non riesco a spazzare, spazziamo via questa palla, grazie mille, ce l'abbiamo fatta. Calcio di rigore, oppure si continua, vediamo, riprendi partita, mi sa che si continua con i tempi supplementari. Ok, sono contento raga, preferisco questo piuttosto che rigiocarmi la gara. Poi si rigioca praticamente la settimana dopo, quindi avremmo avuto la partita proprio in mezzo tra Tottenham e Liverpool e Tottenham. Non è assolutamente pensabile una cosa del genere. Già adesso stiamo perdendo delle energie importanti e dopo c'è il Liverpool, mannaggia la vacca. Cross, bravissimo Alvarez. Devo fare dei cambi, signori, quando la palla uscirà fuori farò dei cambi, forse era meglio farli prima, perché di questa FA Cup sì, mi interessa come ho detto prima, ma dopo c'è il Liverpool. Tavares, tocco dentro buono per Ambrosino, dribbling, Ambrosino, c'è il dragone, la palla non è per lui, era per lui, ma è così, era difficile. Fine primo tempo, allora posso fare dei cambi, tolgo Ambrosino, metto Crispi, tolgo Tavares, metto il Re, tolgo Gray, metto Barrios, tolgo Bellarra, metto Madibo, tolgo Bennett, metto Kaikai. Lo posso fare? Sì. Avrei anche Asimue. Vabbè, Asimue ce li ha comunque, 15 minuti li può fare. Li fa dall'altro lato, va bene, sì, ci sta ragazzi, ci sta. Ve l'ho detto, cioè, dopo c'è il Liverpool, troppo importante quella gara. Attenzione, cross di testa, Alvarez. Mamma mia, super parata, signori, del nostro numero uno. Siamo un po' in difficoltà adesso, forse i cambi si fanno sentire. 8 minuti alla fine, non abbiamo fatto niente in questo secondo tempo supplementare, stiamo solo subendo. Crespi, vediamo se riusciamo ad uscire, è fresco Crespi, è fresco e anche molto veloce, quindi può andare in contropiede. Attenzione qui, Crespi da solo, in mezzo c'è campo, sull'unico che è rimasto, dentro la palla. Mamma mia Crespi, mamma mia, fatti vedere quei piedi, madonna mia. Non vedo l'ora di avere tipo 150 milioni di budget per rifare tutta la panchina. Cioè davvero, perché comunque quando poi giocheremo una competizione europea sarà fondamentale fare queste rotazioni. Campo, attenzione qui, due di recupero e niente. Però adesso che stavo ripartendo, la partita finisce, sono calci di rigore. Abbiamo giocato 3 partite ai rigori in questa carriera, se non erro, perse tutte e 3. Andiamo a sinistra, vediamo, spiazzato il portiere. Vamos, ora tocca a loro. Attenzione, a destra e nell'angolino. Niente, a difficoltà estrema, tutti i rigori sono imparabili, signori. Cioè, un po' come quando battono le punizioni. Andiamo a destra con Barrios. Ok, va bene, non so perché l'ha tirato mezzo centrale, però va bene. Sì, punizione, buonanotte. Rigore per loro, vado a sinistra, la parata, no, niente. Non ho visto com'è passata perché c'era l'omino davanti. Ora tocca di nuovo a noi, con il dragone, che va a sinistra e mamma mia. Non so perché li sto tirando così questi rigori. Non lo so ragazzi, non lo so perché. Sinistra ancora e nell'angolino. Niente, anche se indovino l'angolo, questi rigori purtroppo non si possono parare. Provo ad angolare anche un pochettino io, vediamo se ce la faccio. Mamma mia. Mannaggia la vacca indiana, mannaggia. Niente, centrale. Niente, raga, la benedizione dei calci di rigore. Peccato perché l'avevo tirato veramente bene il rigore, eh. Secondo me era il Re che aveva poco di rigore. Tocca Sforza, andiamo a sinistra e ok, spiazzato. Rigore decisivo, signori, rigore decisivo. Sta guardando a destra e quindi vado a destra. Che devo fare? Andiamo, ecco, niente, spiazzato completamente. Finisce qui, perdiamo i rigori, 5-4. Niente, secondo me quel calcio di rigore un altro giocatore l'avrebbe segnato, perché King è un 58 alla fine, no? Di rigore quanto avrà? Avrà tipo 50, no? Più o meno 50, 60, quello che è. Il rigore era stato battuto molto bene, solo che palo, poi niente, palo fuori. Quindi veramente, cioè, palo poi dentro anche, palo interno. Va bene, eliminati ragazzi, eliminati dall'FA Cup. Tra l'altro, piccola curiosità, eliminati dall'FA Cup e dalla Carabao Cup entrambe le volte ai rigori. Niente, c'è questa maledizione dei rigori. Da un lato però sono contento, ovviamente non ho perso di proposito, ma da un lato sono contento perché adesso abbiamo solo il campionato. Guardate qui la squadra com'è messa, 47 di forma fisica, nonostante comunque abbia fatto dei cambi, e la prossima partita è tra 2 giorni, quindi che devo fare? Programma tutto sull'energia, sperando che la squadra riesca a recuperare. Purtroppo se la squadra recupera, perde a livello di lucidità. Vediamo, ecco qua. Sì, la squadra ha recuperato, fortunatamente abbiamo
abbiamo fatto comunque dei cambi, quindi c'è Barrios e c'è anche Asimue. Però guardate la lucita, era 84 prima e adesso è 84, raga, 84, porca miseria. Niente, quindi è tosta, è veramente tosta. Vediamo quello che riusciamo a fare. Sfidiamo il Liverpool sesto, quindi un Liverpool noi siamo te, come cavolo abbiamo fatto a essere terzi? Noi siamo terzi, eravamo tipo ottavi, perché tutti quanti a 47 siamo, guardate, 47, 47, 47. Poi c'è il Liverpool a 44, la Aston Villa a 44, il Liverpool ha una partita in meno, quindi se il Liverpool vince siamo tutti a 47, incredibile. Comunque occhio ragazzi al Chelsea, questa volta non bisogna guardare lo United, ma è il Chelsea che ha 54 punti e noi siamo lì, noi siamo lì. Però adesso abbiamo il Liverpool, poi il Tottenham nono, quindi due partite molto molto complicate, anche se il Tottenham è nono comunque è una squadra forte. Poi abbiamo una bella pausa e poi qui ad aprile ci giochiamo il campionato, qui signora ad aprile ci giochiamo il campionato, perché dobbiamo vincerle tutte, tutte quante, perché poi dopo chiudiamo con Chelsea, quindi sfida scudetto, City, United. Quindi abbiamo un mese di maggio veramente di fuoco. Io vi saluto e vi ringrazio, grazie mille per aver visto questo video dall'inizio fino alla fine. Ci vediamo domani ore 19 per un video incredibile, un video straordinario, un video in cui ci giochiamo ogni cosa. Qui da Cambridge è tutto, bella.